Va bene, questa è Piazza Barberini, adesso ci facciamo una passeggiata su Via Veneto. Niente, Piazza Barberini e Via Veneto non sono due strade, non è una piazza che ha bisogno di presentazioni o una via che ha bisogno di presentazioni. Se qualche volta hai sentito parlare di Roma, nella vita tua, sicuramente avrai sentito parlare della Fontana del Bernini e della Via della Dolce Vita. Andiamo Sergio, let's go. Dai mesi di solito la stagione a Roma parte quando inizia, quando arriva la Pasqua, è il momento in cui arriva l'ondata dei turisti. E io lavoro da periodo di Pasqua fino a ottobre, in un bar con i tavoli fuori. Era fantastico perché incontravi gente da tutto il mondo, che venivano tutti a divertirsi a Roma, tanta dolce vita per tutti. Mi senti? Adesso le cose sono cambiate tanto. Qui adesso con la psicosi del terrorismo abbiamo l'esercito schierato in piazza. In realtà Via Veneto è sempre stata una strada abbastanza presidiata dalle forze dell'ordine perché abbiamo l'ambasciata americana e sta a pochi metri sopra. Probabilmente è un posto che vogliono preservare e tenere lontano da minacce belliche, quella del centro di questa strada. Poi non lo so, questo non so assolutamente se non credo che l'Italia sia un posto così sicuro. Penso che l'Italia sia un paese con tanti equilibri dove nessuno ha interesse di creare più di tanto casino e andare a intaccare certi equilibri. L'Italia è un paese che ospita tante persone e tanti poteri. Anche la Francia ospita tante persone. Ma non ospita tanti poteri, forse come lo ospita l'Italia. In Italia abbiamo la mafia, la camorra, l'andrangheta, lo Stato.